In queste immagini che Fanpage vi mostra in esclusiva, possiamo vedere un autocompattatore di una società comunale di raccolta rifiuti sversare percolato direttamente nei reggilagni. Siamo nell'Agronolano per testimoniare il degrado in cui versano i canali costruiti dai Borbone. Nemmeno le società comunali hanno rispetto per i reggilagni, trasformati in fogne a cielo aperto. Veri e propri gioielli di ingegneria, i lagni trasportavano le acque piovane di tutta la Campania in campi da irrigare, rendendo ancora più rigogliosa quella che era chiamata Campania Felix. Oggi sono ridotti a vere e proprie discariche a cielo aperto, punta dell'iceberg di uno scempio senza fine. Allora, ci troviamo a Masseria Carlona, a Saviano, e questo è il punto esatto del Santa Teresella. Questo è un alveo, dove questo alveo ha esondato nell'ottobre del 2011. Però i lavori di prelievo e selezione dei rifiuti che sono all'interno allocati a monte in questo alveo sono stati interrotti per mancanza di fondi, così almeno dicono al comune e alla regione, riproponendo di nuovo il problema, perché alle prime piogge quest'anno questo alveo potrebbe esondare di nuovo. I lavori si sono interrotti lì, per cui tutto ciò che è a monte di questo tratto di circa un chilometro è ancora ostruito da rifiuti di tutti i tipi, soprattutto industriali, soprattutto rifiuti di piccoli laboratori tessili, carrozzieri, asfaltisti, chi più ne ha più ne metta. Sono stati trovati anche residui di materiale radioattivo, probabilmente proveniente o da strutture ospedaliere o assistenziali del territorio. A ottobre 2011 furono stanziati circa 160-170 mila euro per i lavori d'urgenza, di somma urgenza, e sappiamo che parte di quei 800 milioni che abbiamo ricordato servivano anche per il progetto Giardini d'Europa, Reggilagni Giardini d'Europa, di cui questa bonifica fa parte. Qui c'è residui di asfalto, di ditte che fanno l'asfalto, ci sono materassi, pneumatici, anche bruciati, anche combusti, cioè c'è di tutto, rifiuti industriali e urbani, ma soprattutto industriali e materiale di risulta dell'edilizia. La cosa più sconvolgente che noi abbiamo sempre denunciato nelle nostre denunce è che è il fatto che su questo ponte, anche prima abbiamo visto, ci sono le telecamere del comune. Allora, siamo a Bosco Fangone a Nove. Questi che vedi sono quattro container nelle dica, che è la società di costruzioni che l'aveva affittati alla società Campania Felix. La società Campania Felix è una municipalizzata di vari comuni dell'Agronolano che gestiva il ciclo completo dei rifiuti della zona. La società adesso è fallita perché sembra, si ipotizza, ancora non è sicuro, che si sia creato un buco di 2 milioni e mezzo di euro. E i container stanno qui da almeno 4 anni. Si vede, no? Ci sono tutti i resti di roghi tossici, di tutto, si va dalle televisioni alla plastica differenziata, al vetro, a scarti edili, poi c'è di tutto, rifiuti urbani, materassi, frigoriferi, legno, cioè è una discarica di tutto e di più proprio c'è scaricato. Questo è il Reggio Lagno a valle del depuratore di Marigliano che sta lì e che dovrebbe depurare le acque reflue dei comuni dell'area nolana e della Bassa Irpinia. Se inquadriamo le acque reflue che scendono da questo, che fuoriescono dal depuratore, notiamo che sono di colore marrone torpido.
quindi acque di fogna praticamente. Se ci sono le industrie che scaricano a monte di un impianto, è chiaro che poi se l'impianto non funziona, quello che ne esce a valle è acqua inquinata, ultra inquinata, anche perché nei depuratori vengono utilizzate delle sostanze chimiche, delle reazioni chimiche che se non sono a norma possono danneggiare ulteriormente le acque reflue. Questo è in effetti il frutto di un incendio verificatosi nel luglio del 95, quindi parliamo di 17 anni fa, dove un deposito di fitofarmaci e pesticidi per l'agricoltura prese fuoco, non si sa ancora se è stato un incendio di origine doloso o meno. Dopodiché il tutto è stato impacchettato insieme alla parte della demolizione del volume oggetto che ospitava in effetti gli uffici, è oggetto di questo impacchettamento fatto con dei teli pare di natura ignifuga in plastica che, come lei può vedere alle mie spalle, sono in condizioni pietose, insomma. Nonché noi ci è dato sapere da un documento della Regione Campania che l'amministrazione al 30/01/2012 abbia realizzato un intervento di manutenzione di questi teli. A nostro avviso l'intervento non è stato ancora fatto, rientra nel SIN, si interessa nazionale per le bonifiche, ma a quanto pare ci furono dei fondi stanziati meno di un anno fa, ma poi furono stornati sul litorale Domizio per delle indagini in corso, quindi su pressione della magistratura. Si coltiva, come lei può vedere, intorno di tutto, si raccoglie e quindi si mangia, probabilmente si respira e forse, speriamo di no, ahimè, si beve anche ciò che Agrimonda continua a produrre da 17 anni a questa parte. Scarti tessuti da lavorazione, insomma, sono tessuti, suppongo, di aziende che non esistono dal punto di vista fiscale, di conseguenza anche volendo non possono o non potrebbero portare in discarica. E mi chiedo, ma è possibile, solo noi cittadini conosciamo e vediamo queste cose? Le istituzioni, gli enti preposti, come le definiscono i politici, dove sono? Lagno di tessuti, di scarico, di rifiuti, di morte che cammina senza acqua. Allora, questo qua è un bidone che abbiamo usato per la pulizia delle piscine e sono solventi chimici ed è della ZEP SRL, se non mi sbaglio. Sta qui da 6 mesi. È l'ennesimo spettacolo desolante, i fumi sono evidenti, parlano da soli, no? Di ciò che sta prendendo fuoco. Pare che dalle 9:30 di stamattina l'incendio sia in atto, nessuno ne prende posizione, abbiamo visto di tutto, pneumatici, c'è plastica, c'è polisterolo, c'è Ethernet, c'è di tutto, basta guardare anche il colore dei famosi reggilagni. E qua siamo in effetti a Ponte dei Cani, questi sono sempre i famosi lagni che si collegavano con la vecchia Mufita, dove una volta ci si veniva a fare il bagno, l'acqua erano gelide, trasparenti, belle, e mi raccontavano che tempi addietro chi aveva problemi di circolazione veniva qui in queste acque perché c'erano una sorta di sanguisuga che insomma tiravano il sangue dal corpo umano e davano del benessere, dei benefici, non lo so. Abbiamo visto che questo ennesimo ponte addirittura è stato rimosso dalla protezione per agevolare le operazioni di scarico più che di carico. E da quello che si vede giù, che è desolante, probabilmente si scarica l'impossibile, quindi da plastica, le solite cose, insomma, amianto e quant'altro. Ci troviamo ai confini tra San Vitaliano e Scisciano, una struttura abbandonata che più volte è stata oggetto di proposte, di iniziative da parte di politici locali, si parlava di un polo scientifico, di un polo universitario. Questo è un polo scientifico, quello che vedete è il polo universitario, di cui tanto si è parlato e si continua a parlare. È una vergogna. Ci troviamo in località Cisternina, a Saviano, nel complesso che fu adoperato, costruito per i terremotati nel 1980 e abbandonato, così come lo vedete, nell'84, perché questi cittadini napoletani, proprietà ovviamente del Comune di Napoli, non aveva questo complesso l'allaccio alle fogne, quindi era un complesso abitativo post terremoto senza servizi igienici. Qua ci sono frigoriferi, pneumatici, giocattoli, pezzi di motorini,
carcasse di auto, igienici, c'è anche l'amianto, come vedete lì ci sono delle lastre di amianto. Dentro c'è un via vai sistematico di camioncini, camion che di notte sversano materiale che dovrebbe essere smaltito secondo leggi in un altro modo. Abbiamo raccolto i dati di mortalità dell'Istituto Pascale e qui nel Savianese abbiamo un aumento sproporzionato di tumori della laringe, ovviamente la mortalità per tumori da laringe oltre che di leucemie, linfomi e tumori della vescica. La mortalità è aumentata per i tumori della vescica anche del 200% rispetto al 1988. Lo studio ha riguardato tutti i comuni delle province di Napoli e Caserta e Saviano è nei primi 5 o 6 comuni dove questa mortalità per tumori è molto elevata. Ad Acerra, i Reggi Lagni, addirittura c'erano delle sorgenti del fiume Riullo che scende da Cancello, erano balneabili, si poteva fare il bagno e bere l'acqua. Adesso sarebbe un suicidio farlo. Ci portavamo a pascolare le mucche, un'erba per terra, un prato per terra bellissimo. Guarda, quello sono tutte noccioline maggiormente, ma mai bene fa, mai fa bene tutta questa fedenzia. Là sotto c'è un mucchio di quella mira di Eternit, sta un mucchio là sotto, scaricato.